Twitteristi e non, scusate la mia voce nasale, sì, nasale, ma sono completamente ostruito di influenza, vabbè, non me ne fregherà nulla. Andiamo avanti, per cui andiamo avanti. L'esperimento dell'altra volta ha funzionato alla grande, io l'ho visto. Eh sì, pare proprio di sì. Però questa volta sono qui a chiedervi una complicità ancora maggiore. Sapete bene che ho intervistato 3 ragazze interiste, ebbene la settimana prossima uscirà l'intervista tripla alle 3 ragazze juventine. A questo punto la domanda è: cosa chiedereste 3 ragazze juventine molto belle? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Ebbene, passiamo all'ordine del giorno. Avrei dovuto intervistare una coppia di arbitri e quindi metterli a confronto, ma così non è potuto essere. Io ci ho provato e ho contattato una miriade di arbitri. E quanti ne avrò contattati? 10? No. 100? No. Ma un numero che si avvicina a questa cifra. Comunque, fatto sta, la risposta è stata sempre la stessa. Sì, sono interessato, mi piacerebbe, ma non posso perché l'AIA, che non è un'esclamazione di dolore, ma bensì l'Associazione Italiana Arbitri, non ha mai concesso il proprio benestare, perché dovete sapere che gli arbitri non possono rilasciare interviste, per cui mi sono dovuto arrendere. No, non mi arrendo. Meschio non si arrende, assolutamente. E ho arginato il problema trovando un ex arbitro, donna tra l'altro. E a questo punto facciamo parlare lei. Nome? Valentina. Arbitro della sezione di? Di Pistoia. Da quanto tempo lo sei? Circa 6 anni, anche se momentaneamente sono ferma. Massima categoria in cui hai arbitrato? In terza categoria. Quanti incontri hai diretto? Sicuramente più di 100, perché me le scrivevo. La paga è buona? Più che paga è un rimborso spese. Però sicuramente chi fa l'arbitro lo fa per hobby, per passione, non è sicuramente un lavoro con cui hai una paga per sopravvivere, via. Qual è stata la prima gara che hai diretto? Fu nel 2011, è stata Tempio Olimpia, in una provincia di Pistoia, in un campo mega motoso, però mi sono divertita. Cosa ti ha spinto a diventare un arbitro? Perché non ero buona a giocare a calcio. C'è un arbitro a cui ti ispiri? Beh, colonna portante dell'arbitraggio, Collina. È stato il miglior arbitro di sempre? Sicuramente. Come definiresti la tua personalità? La mia personalità? È una personalità di merda. No, vabbè, testarda, cazzuta e molto determinata. Qual è il segreto per mantenere alta la concentrazione in tutti e 90 i minuti? Lasciare tutti i pensieri fuori, spegnere il telefono già un'ora prima della partita e concentrarti sulla gara. Generalmente che approccio utilizzi in una partita? Ovviamente è duro. Essendo una donna so che appena arrivo in campo i calciatori pensano via, oggi è una donna, si fa festa. E invece a volte mi hanno chiamato anche carabiniera proprio per far capire che sono molto intransigente. Ritieni sia più bravo un arbitro che prende molti provvedimenti disciplinari o il caso opposto? Un arbitro che prende tanti provvedimenti non è un bravo arbitro. Più provvedimenti prendi, più sono meno efficaci. Se durante la partita commetti un errore, come ti comporti? Non commetto errori. Riesci a non farti condizionare dagli errori commessi? No, cerco di non farmi influenzare, cioè se ho sbagliato, punto, me lo tengo per me, dico bene, devo essere più concentrata. Dirigere un derby o un'altra gara è la stessa cosa? Sicuramente una partita di derby ha una carica di competitività e di tensione che non sarà mai come quella di una partita normale, quindi una partita molto più difficile di altre. La sudditanza psicologica esiste? Esiste, ma nell'arbitraggio non ci dovrebbe essere. Per quale squadra simpatizzi? Per la Juve. Guarda caso. Se ti dicessero che potresti arbitrare una partita in Serie A, quale big match sceglieresti? Juve-Napoli. Perché? Ad oggi sono le più forti. Un direttore di gara professionista può essere tifoso di un club? No, assolutamente no.
Ritieni che gli arbitri appartengono ad una categoria poco protetta? Perché? Sì, siamo una categoria poco protetta, soprattutto a livello provinciale, quando l'arbitro non gira interna, li picchiano o li minacciano, costringendoli a rimanere rinchiusi nello spogliatoio e chiamare i carabinieri. Perché gli ultras incolpano sempre gli arbitri? Perché non sanno incolpare, non sanno chi incolpare della perdita. Quanti insulti ricevi in ogni partita? Non tanti, dai. Ammetto, mi hanno fatto un po' di complimenti, più che insulti. Qual è l'insulto che maggiormente ti infastidisce? Più che l'insulto che maggiormente mi infastidisce, in generale, sono gli insulti che a livello provinciale, delle categorie, insomma, più inferiori, delle mamme. Delle mamme proprio, no, brutto, brutto, Sei mai arrivata alle mani con un brutto. calciatore? No. Rispondi ad un ultras che te ne ha dette di tutti i colori per una partita intera. Non posso. Rispondi ad un calciatore che ti ha mandato letteralmente a quel paese. Cartellino rosso, vai a farti la doccia. Un arbitro donna può essere più capace di un uomo? Se un uomo deve dimostrare il 100%, noi donne dobbiamo dimostrare il 200%. E diciamo che siamo più puntigliose, più precise. Perché nella massima serie sono presenti solo figure maschili? Più che di capacità è più un fatto fisico. Una alta 1,60 come me, in Serie A sicuramente non ci arriva. Il VAR, cosa ne pensi? Penso che abbia snaturato il bello del calcio e dell'errore umano. Hai un sogno nel cassetto non ancora realizzato? Spero di poter rientrare il prima possibile e di andare in regione a livello nazionale. Buona fortuna. Grazie. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.